Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio in 3 giorni, lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo fai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è dentro l'uomo. L'atto apparentemente violento di Gesù, che scaccia i mercanti dal Tempio, non è quello di un rivoluzionario che vuol dare il via a una rivolta armata, anche se a quel tempo qualcuno ci sperava davvero. Col suo gesto provocatorio, Gesù vuol farci capire che il rapporto con Dio non può essere attraverso il denaro, non è una questione di mercato. Sottile tentazione che troppo spesso per noi cristiani è diventata una realtà. Si pensi a quando ancora oggi andiamo dal prete a chiedere quanto si deve dare per l'applicazione di una messa. La polemica di Gesù, però, va ben più in profondità. Nella risposta a chi lo critica per la sua azione, Gesù parla in apparenza con enigmi, allude al fatto che il vero Tempio non è quello materiale nel quale egli si trova, ma è il Tempio del suo corpo. Un Tempio che si può anche distruggere. Gesù pensa alla sua morte in croce, ma che Dio farà risorgere. In altri termini, il vero rapporto con Dio non passa attraverso un edificio, per quanto sacro possa essere, ma attraverso la persona stessa di Gesù. Così l'essere umano ha certamente bisogno di una legge, ma scopre che la legge autentica presuppone la libertà e la difende. Ha bisogno anche di un tempio, ma scopre che con Gesù il tempio c'è già, è Gesù stesso. Ogni altro edificio, ogni nostra chiesa, fosse anche la più bella artisticamente, non è in realtà essenziale. Ciò che conta è l'autenticità del nostro rapporto con il Signore. Solo così si può sfuggire al rischio di una fede inaffidabile, una fede fondata solo su segni esteriori. La fede affidabile è quella di chi accetta di consegnarsi al suo Signore fino a perdersi, fino a perdere la propria vita, fino a consumarsi per amore.